E adesso è il momento della consegna del secondo gigliato d'oro alla sanità locale e quindi la Società della Salute, l'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti, rappresentati dai loro presidenti, direttori e responsabili dei reparti dell'ospedale Santo Stefano. E aspettiamo adesso che le associazioni di protezione civile si siano sedute. Un gruppo davvero numeroso che non finiremo mai di ringraziare. Vediamo che si stanno avvicinando al sacrato. Paolo Morello Marchese, direttore sanitario dell'ASL Toscana Centro, che riceverà nelle proprie mani il gigliato, e anche Daniela Matarrese, direttrice sanitaria del presidio ospedaliero Santo Stefano di Prato. La motivazione dell'assegnazione scritta nella pergamena riporta i meriti conseguiti durante l'emergenza sanitaria del coronavirus, con particolare riferimento al costante impegno, all'eccezionale spirito di abnegazione, allo straordinario senso del dovere e alla competenza professionale dimostrati nel prestare assistenza e cure alla cittadinanza. Anche in questo caso ci sembrava doveroso compiere questo gesto. Vedete, nel corso di quei mesi gli infermieri, i medici, i farmacisti, i medici di famiglia, tutto quel mondo è stato definito in vario modo. Eroi, gli angeli, vi ricordate? C'è stata una lunga epopea. In realtà, avendo avuto la sorte, la necessità di frequentare quegli infermieri, quei medici famiglia, quei farmacisti, nel corso di quei mesi noi ci siamo resi conto che erano donne e uomini che stavano facendo con passione, attenzione e cura il loro lavoro. Lo facevano perché vogliono bene al loro lavoro, perché gli piace quello che fanno e lo fanno con tutto l'impegno che possono, e si sentivano aver preso in carico una comunità impaurita e avevano la necessità di dare certezze, forse proprio nel settore più delicato. E si sono riorganizzati dentro l'ospedale, si sono dati una mano, c'è stato un percorso di cambiamento, ognuno ha giocato la partita insieme agli altri, nessuno per conto suo. E quell'attenzione, quella passione di quelle donne e di quegli uomini si è trasformata in un senso di affidamento che la comunità tutta avvertiva verso quelle persone, verso quei professionisti. Non c'è mai stato un momento in cui abbiamo avvertito una sbavatura, qualcosa che non funzionava, qualcosa di cui non conoscevamo l'origine o che ci poteva fare paura perché oscura, proprio perché c'è stato questo straordinario impegno. E non era banale, perché qui quelle categorie, quelle donne e quegli uomini, infermiere, medici, medici di famiglia, farmacisti, non si sono potuti permettere il lusso della paura, né della titubanza, né di fare un passo a parte, e hanno continuato a lavorare mettendosi a disposizione di una comunità. Non so se sono stati angeli, eroi, certo, penso, immagino faccia piacere essere rappresentati in questo modo. Io penso siano stati straordinari professionisti, e guardate, quando il contesto intorno a noi, quello sanitario, insomma, faceva paura, o comunque vada, ci incuteva timore, sembrava sempre un nemico che si avvicinava con cattiveria ai nostri confini, la tranquilla determinazione con cui queste persone, molte di quelle sono accanto a me, Daniela, tante si sono sentiti per telefono, non si sa quante centinaia di volte, comunicava a me e quindi immagino all'intera comunità un senso di conoscenza delle cose, di aver sotto controllo quello che stava accadendo, e vedere la disponibilità di tutto questo settore a prendersi delle responsabilità per dare risposte a tutti noi è stato qualcosa, a mio modo di vedere, di straordinariamente importante. E guardate, non è stato anche questo figlio di un caso.
non è che viene così all'improvviso semplicemente perché sono persone a un certo punto hanno deciso di lanciarsi contro la pandemia, no, l'hanno fatto perché sono straordinari professionisti. Per questo a questo settore, con tutta la gratitudine che noi possiamo esprimere, consegniamo la massima onorificenza della nostra città, perché quello che è accaduto è giusto che sia anche celebrato in questo modo. Io non posso far altro che, a nome mio e a nome di tutta la comunità di Prato, rendervi merito e dirvi il mio più sincero e sentito grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie davvero. È un grande onore essere qui con i colleghi e con altri colleghi che sono presenti con noi. Li voglio nominare: Ammazzini, che è il direttore di tutti gli infermieri dell'ospedale; L'Aquilini, direttrice delle malattie infettive; Bartolucci, direttore della radiologia; Bellandi, direttore glorioso, mi permetto di dire, della cardiologia nostra; Benelli, il nostro collega medico di medicina generale, perché, come si diceva, l'organizzazione e il sistema non può esistere se non c'è un unicum tra ospedale e territorio; Gonzales, direttore dell'anestesia e rianimazione; Di Natale, il direttore di medicina interna; Magazzini, il grande direttore del nostro pronto soccorso; e Palumbo, direttore della neurologia, nonché la collega Cavaliere, che è formidabile ginecologa del, appunto, del nostro ospedale. Grazie. A nome di tutti, loro sono la punta di diamante, ma di un gruppo veramente fenomenale. Ha avuto parole veramente belle, sincere, che vengono dall'animo, perché tutti sono stati in prima linea. Evidente che c'è un'organizzazione forte alla base. Non era possibile rispondere così velocemente a una pandemia di cui in realtà poi non sapevamo nulla, a parte le immagini drammatiche che abbiamo visto in televisione provenienti dalla Lombardia. L'Unione ha fatto proprio la forza. C'è stato un grande impegno di tipo organizzativo, ma non è possibile, è stato detto prima dagli amici bravissimi volontari. Il direttore d'orchestra opera solo se ci sono degli ottimi musicisti che costituiscono appunto l'orchestra stessa. Noi abbiamo dei professionisti di primo ordine a Prato e con loro possiamo trascorrere notti serene, perché sono sempre a nostra disposizione e di tutta la comunità. Grazie di cuore.